È un inizio che già ci ha consentito di ottenere questo provvedimento di sequestro, non solo del balcone, diciamo, del balcone crollato, ma anche di tutti quelli che si trovano nella medesima situazione. È un'indagine che si snoderà certamente attraverso degli accertamenti tecnici, quindi verranno individuati degli esperti. La base di questa indagine è sicuramente tecnica. Colgo l'occasione per scusarmi fin d'ora con i cittadini per gli inevitabili minimi disagi che l'esecuzione di questo provvedimento di sequestro porterà. Anche nell'apposizione dei sigilli è stato studiato un sistema per renderli meno fastidiosi possibile, solo per ricordare che non si può, che non è opportuno, che non si può uscire sul balcone. Il Corpo Forestale dello Stato inizierà nelle prossime ore, quindi coloro che sono stati già indicati riceveranno la visita di funzionari del Corpo Forestale dello Stato che con il loro consenso entreranno nell'abitazione e sigilleranno questi balconi. Dico subito senza impedire la reazione, senza impedire l'apertura del balcone, solo ricordando che non si deve uscire sul balcone. Questo provvedimento è inevitabile soprattutto per problemi di assicurazione della prova. Come ho detto prima, c'è un'indagine tecnica che deve essere svolta e per svolgere questa indagine tecnica è necessario che il materiale sul quale, la cosa sulla quale l'indagine deve essere svolta, deve essere conservata, deve essere assicurata, deve essere assicurata dal rischio di manomissione. Ecco, questo vuole la legge e questo deve fare. Ovviamente questo sequestro ha anche un fine accessorio cautelativo, diciamo, nel senso della salute, perché rafforza quel provvedimento che il sindaco di L'Aquila ha già preso nell'immediatezza del fatto, e cioè di interdire appunto l'uso di questi balconi. Però i termini di prescrizione, vale per la frode nelle pubbliche forniture, per tante altre fattispecie di reato, sappiamo che c'è, è un problema che esiste, quello che si sta dibattendo. Purtroppo può riguardare anche questo tipo di fattispecie criminose, diciamo.